Continuiamo e concludiamo oggi l'introduzione, continuando a parlare di alcune proprietà elementari e di alcuni aspetti dei sistemi dinamici di spazio di stato che ci aiutano un po' a classificarli e a capire un attimo anche entro quali paletti noi ci muoveremo in questo corso, paletti intesi come proprietà dei sistemi, delle funzioni che andiamo a vedere. Allora, nel caso più generale possibile, il legame ingresso-uscita in spazio di stato si può rappresentare con, beh, abbiamo detto che l'unico, diciamo, ipotesi che chiediamo che le equazioni differenziali siano del primo ordine, quindi io scrivo x punto, x è un vettore di dimensione n uguale, beh, una generica f, quindi non sto mettendo nessuna ipotesi e sto lasciando assolutamente f libera di essere quello che è. È funzione di che cosa? Beh, dello stato, è funzione dell'ingresso e può anche essere generalmente funzione del tempo. Fate attenzione, questa funzione, questa dipendenza dal tempo è diversa rispetto al fatto che stiamo considerando un'equazione differenziale in cui ovviamente c'è la dipendenza dal tempo. Vedremo nella proprietà di stazionarietà un attimo che cosa significa essere o meno dipendenti dal tempo. Per quanto riguarda l'uscita, beh, dal punto di vista puramente formale cambio solo la lettera, ma in questo momento io sto considerando un caso generico in cui c'è una relazione non lineare ingresso stato uscita e uso una lettera come qualsiasi, in questo caso per esempio la G. Dimensioni dell'uscita M, dimensioni dell'ingresso P. Posso scrivere uno schema a blocchi di questo modello ingresso stato uscita tempo continuo senza altri aggettivi, perché tendenzialmente non lineare, non ho fatto nessuna ipotesi ulteriore. Come faccio? Beh, la prima cosa che faccio è individuo il l'operatore di integrale di cui ho bisogno, perché lì ho un x punto. Quindi il primo blocco che vado a considerare è un blocco integratore in cui l'ingresso è x punto e l'uscita. Guardate, se io ho un'operazione di integrale, affinché sia definita, io devo avere anche delle condizioni iniziali, va bene? Quindi l'integrale è definito quando io ho ovviamente un segnale d'ingresso e certe condizioni iniziali. Ora, uno schema a blocchi di questo tipo è anche, se volete, un pseudolinguaggio informatico tipo il Simulink, ce ne sono altri, ci sono una serie di software che consentono di fare simulazioni di sistemi dinamici partendo dagli schemi a blocchi, per cui in qualche modo, diciamo, questo è qualcosa che non è molto lontano da quello che io potrei realizzare in Simulink per fare la simulazione. Ebbene, fate attenzione a una cosa, io qui ho messo una freccia e ho scritto le condizioni iniziali. Perché? Perché voglio mettere in evidenza il fatto che questa operazione è definita solamente quando io ho anche scelto le condizioni iniziali. Questo è un numeretto, è un vettore, va bene? Se questo è il sistema meccanico del secondo ordine, stato e posizione e velocità, questa cosa è definita solamente se io ho assegnato la posizione iniziale e la velocità iniziale. Quando io vado a utilizzare i software, e MATLAB in particolare, la maggior parte dei comandi sono stati programmati in una maniera che io non condivido molto, cioè per semplificare al massimo il lavoro del programmatore hanno una serie di parametri di default, per cui è difficile che il vostro Simulink si blocchi per un errore di sintassi, ma è molto facile
che voi per distrazione facciate errori di semantica, ossia per esempio non assegnate le condizioni iniziali. Cosa fa il symbolic? Mette 0, va bene? Magari vi eravate detto vabbè le metto dopo, vi dimenticate, siete in una condizione un po' più complessa di questa, andate a vedere dove avete dimenticato di mettere le condizioni iniziali, diventa molto più complicato. E la stessa cosa vale per i comandi, per i comandi a riga di comando, per le librerie di funzioni, hanno una serie di ingressi ovviamente, ma quando molti comandi sono stati programmati in maniera tale che se si danno meno ingressi, invece di dare errore, prendete valori di default. Bene, questa cosa diciamo, dà origine a, secondo me, da quello che ho visto io, a un aumento degli errori nei principianti. È utile in chi già programma in quel linguaggio. Va bene? Condizioni iniziali, altrimenti non faccio niente. L'uscita, beh, io diciamo, vabbè, facciamo prima la F. La F è un qualsiasi blocco. Adesso che cosa c'è qua dentro? Non lo so, non mi interessa, dipende dal modello matematico che sto facendo. Di cosa ha bisogno? Beh, ha bisogno della X, ha bisogno della U, dovrei mettere un tempo qua. Ha bisogno della X e della U e basta. La dipendenza eventuale, diciamo, dal tempo non appare in maniera evidente graficamente in uno schema blocco. Dopodiché ho la G, finalmente ho la Y. La G che cosa ha in ingresso? Sia la X che eventualmente la U. Va bene? Quindi questo schema blocchi è già una sorta di meta programma per farne una, eventualmente una simulazione. Poi vedremo, voi avete già diciamo un po' lavorato sul passaggio SZ, nel senso se io voglio fare la simulazione di questo oggetto al calcolatore, questa operazione qua è un'operazione che ha senso solamente nel tempo continuo, l'integrale. Bene? E allora cosa fa il calcolatore? Ci devo riflettere. Voi avete fatto qualcosa in SZ, vedremo qualcosina anche in questo corso, non posso dare per scontato, devo riflettere sul fatto che io qua devo approssimare questo integrale con un operatore a tempo discreto, perché il mio calcolatore è in grado solamente di fare operazioni a tempo discreto. Ok, questo è il modello ingresso, stato, uscita, tempo continuo, e posso scrivere quello tempo discreto. Cosa cambia fra il tempo continuo e il tempo discreto? Dal punto di vista del, diciamo, dell'operatore, l'equazione differenziale è un'equazione di differenza, quindi l'x punto che ho qui in alto a sinistra diventa un xk più 1. Dal punto di vista puramente notazionale io preferisco distinguere le lettere, per cui stiamo usando la k come lettera del tempo, che appartiene ai numeri naturali, non appartiene più ai reali, ma per il resto non c'è nessuna differenza. Abbiamo dei vettori con le stesse dimensioni e f e g sono due qualsiasi, diciamo, funzioni. Nello schema blocchi cosa cambia? Non ho più l'integrale qui, ma ho un blocco di ritardo unitario. Il blocco di ritardo unitario, che io qui ho scritto come RIT puntato, in realtà se io vado in MATLAB lo trovo con questa grafica. Perché lo trovo con questa grafica? Perché la sfuma va a zero nel blocco di ritardo. Perché il MATLAB dà per scontato che noi conosciamo la trasformata Z. Anche l'integratore, adesso diciamo, non sono sicurissimo, perché poi spesso alcuni aspetti grafici cambiano, ma potrebbe essere sia un segno di integrale così, cioè un blocchetto col segno di integrale, che 1 su S, va bene? Per lo stesso motivo, perché nella trasformata di Laplace 1 su S è l'operatore di integrale. Però, poiché non abbiamo ancora parlato di trasformate, io scrivo RIT perché è un ritardo unitario. Un campione nel tempo discreto, il tempo evolve in campioni, va bene? Quindi è un ritardo di un campione. Ok, facciamo qualche altra piccola considerazione, piccola nel senso di semplice, su cui non, che ci serve sempre per capire su che strada stiamo andando. Ma se io ho un sistema dinamico complesso,
Complesso significa io individuo che ci sono diversi sistemi dinamici che interagiscono fra di loro. Per studiarlo, posso in qualche modo studiare le proprietà dei singoli sistemi dinamici e poi fare qualcosa per capire come si uniscono, o devo studiare il sistema nel suo insieme? Beh, dipende. Noi abbiamo tre tipologie di interconnessione fra i sistemi dinamici. Abbiamo la possibilità di averli in serie, in parallelo e in retrazione. Vediamo un attimo cosa cambia nei tre casi. Se io ho un sistema che è composto dalla cascata di due sistemi dinamici, che cosa succede? Beh, dal punto di vista, come dire, formale, questo è la definizione, e cioè che l'ingresso del secondo coincide con l'uscita del primo. E come si comporta questo sistema dinamico devo un po' valutarlo. Non è molto complicato, però se adesso io faccio riferimento per esempio a quello che voi, al vostro bagaglio di sistemi dinamici ingresso uscita, per esempio io qua so che la funzione di trasferimento è data dal prodotto delle due funzioni di trasferimento. Bene, se voi ricordate, no, la catena di andata di un sistema chiuso in retrazione, controllore e processo, quando sono in serie fate il prodotto di funzioni di trasferimento, e questo può o meno avere delle conseguenze dal punto di vista macroscopico, cioè del funzione del sistema ottenuto considerando l'area tratteggiata. Beh, sì, ad esempio se avete uno zero della prima che cancella un polo della seconda, va bene? Senza entrare nei dettagli, semplicemente va analizzato, sì, ma non è troppo complicato il legame tra queste due. In parallelo è relativamente semplice, nel senso hanno semplicemente lo stesso ingresso, ma di fatto sono due sistemi dinamici diversi, va bene? Quindi si devono praticamente studiare individualmente. Dov'è che le cose cominciano a diventare un po' più complesse? Cominciano a diventare un po' più complesse quando abbiamo a che fare con sistemi chiusi in retroazione. E sono talmente più complesse che noi dobbiamo studiare dei teoremi specifici, dobbiamo studiare dei teoremi solo per capire la stabilità, ad esempio. Lo avete fatto, no? Criterio di Nyquist, per esempio. Per capire se io ho delle funzioni di trasferimento semplici, lineari, e chiudo in retroazione addirittura con un sistema algebrico, cioè io quando chiudo in retroazione nei corsi che avete seguito, nel ritorno ho semplicemente una H che è un trasduttore, un sensore, è un guadagno semplice, non ha né poli né zeri, non è dinamico, quindi è il sistema dinamico estremamente semplice, e nonostante questo io ho problemi a capire ad esempio la stabilità e devo fare ricorso a dei teoremi specifici, ho degli strumenti matematici specifici per capire che cosa sta succedendo. Quindi in realtà i sistemi dinamici interconnessi, quando sono in retroazione, beh, non è banale, devo riflettere, devo, diciamo, fare delle ipotesi, devo utilizzare degli opportuni strumenti matematici per capire il comportamento della zona tratteggiata. Va bene? Ora, passiamo a quello che è la proprietà, diciamo, per noi, fra virgolette, più importante, quella che ci permette veramente di semplificarci la vita in maniera drammatica. Tutto quello che voi avete fatto nei corsi precedenti, al 99% è stato ottenuto con l'ipotesi di linearità dei sistemi dinamici. Quello che faremo in questo corso anche, nel senso che noi trattiamo anche delle funzioni non lineari, ma linearizziamo, e adesso vediamo fra un po' cosa intendiamo per linearizzare. Quindi utilizziamo strumenti matematici che sono stati individuati, che sono stati, diciamo,
delineati per sistemi che soddisfano questa proprietà di principio di sovrapposizione degli effetti. I sistemi dinamici non lineari, che diciamo, esistono e sono la stragrande maggioranza dei sistemi dinamici presenti in natura, richiedono strumenti matematici appositi che non fanno parte di un normale, diciamo, corso di studi di ingegneria. Bene, per cui diciamo, ci sono dei corsi di dottorato, ci sono dei test appositi per studiare proprio i sistemi dinamici non lineari e il controllo, per esempio, di sistemi dinamici non lineari. Noi ci semplifichiamo la vita, rimaniamo nella linearità. Allora, la linearità, un sistema dinamico è lineare se soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti. Vediamo un attimo che cosa significa. Allora, cosa mi dice l'analisi? Che se io ho quelle equazioni differenziali, posso calcolare l'uscita se io conosco zero, che è l'istante che io decido essere l'inizio, diciamo, della mia studio, e conosco tutto quanto il segnale d'ingresso partendo da t con 0. Quindi questo è un numero, perché è un vettore di n elementi, sono le condizioni iniziali, bene? Mentre questo qua è il segnale d'ingresso, per esempio un gradino, una sinusoide, quello che prima. Se io conosco queste due, quindi il forzamento e le condizioni iniziali, posso integrare quelle equazioni differenziali e ottenere la y. Questo me lo dice l'analisi. Perché ho messo il pedice 1? Semplicemente perché ho preso una particolare coppia di condizioni iniziali e di ingresso, quella che mi piace a me. Non faccio nessun tipo di vincolo su questo. E così, allo stesso modo, ne prendo un'altra. Questo corrisponderà un'altra uscita, va bene? Ora, se guardiamo i lucidi, io cosa vedo? Che qua le equazioni che ho scritto alla lavagna sono a sinistra e a destra ho la stessa cosa con il K, perché quando la trattazione lo consente io metto nelle due colonne tempo continuo e tempo discreto. Perché? Perché concettualmente adesso non mi cambierà nulla, quindi è inutile che io poi ripeto, così come non mi piace dire va bene, per il tempo discreto è la stessa cosa, sono in parallelo. Se vedete qui io faccio dato due ingressi, u con i di t, u con i di k, quindi c'è lo slash, significa o tempo continuo o tempo discreto. Beh, il discorso è esattamente lo stesso nel tempo continuo e nel tempo discreto, e manterrò sempre tranne qua che è troppo lungo l'equazione. Allora, date queste, il principio di sovrapposizione degli effetti dice che se una combinazione lineare delle cause corrisponde una combinazione lineare delle uscite con le stesse degli effetti, con le stesse coefficienti, quindi la stessa combinazione lineare, allora il sistema soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti. Cosa significa in questo caso? Io la lavagna rimando sul tempo continuo. Se nel momento in cui io vado ad applicare un ingresso che è dato dalla somma pesata dei due ingressi tramite due coefficienti scalari reali che scelgo io e le condizioni iniziali sono date dalla stessa somma pesata, quindi la stessa combinazione lineare, io
a questo devo corrispondere la stessa combinazione lineare delle uscite. Questo è il principio di sovrapposizione degli effetti. Se il mio sistema soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti, allora è lineare. Però a questo punto, prima di vedere la sua, diciamo, applicazione principale, che è quella che ci permetterà di separare lo studio nell'evoluzione libera e nell'evoluzione forzata, esattamente come l'ingresso uscita, a questo punto, diciamo, se questa è una proprietà dell'analisi, non c'entra niente i controlli, viene da molto prima questa proprietà, io, rimanendo nel studio delle equazioni differenziali, mi chiedo: ma ok, questa proprietà qua da quale classe di funzioni viene soddisfatta? Perché io ho x punto uguale f, y uguale g, quale classe di funzioni soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti? Allora, risultato dell'analisi, l'accettiamo, non lo dobbiamo ridimostrare. Nel tempo continuo, la classe di funzioni che soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti è questa. Guardate, guardiamola un attimo. L'ho scritta, diciamo, non in forma vettoriale, ma equazione per equazione. X punto con 1, quindi non metto la lineetta, questo adesso è la prima componente di X punto, deve essere uguale a chi? Beh, questa è la sommatoria, adesso qua ve la scrivo compatta, però diciamo ce l'avete estesa lì. Allora, è la sommatoria di tutte quante le componenti di x pesate attraverso dei coefficienti reali. È questa. La sommatoria va da 1 a n, perché sono n gli elementi dello stato. E la stessa cosa, più, sempre da 1 abbiamo usato la p, b, 1, quindi ora i per b. Ok? Guardate un attimo, questa è l'unica classe di funzioni che possiamo avere al secondo membro. Al primo abbiamo fatto l'ipotesi che abbiamo x punto con 1, x punto con 2, fino a x punto con n. Al secondo membro possiamo avere solo questo. Se nel momento in cui io metto insieme il mio modello matematico, le mie equazioni descrittive del fenomeno che sto osservando, esce fuori qualcos'altro, e allora sono in un ambito di non linearità. Il quadrato della x, il prodotto di due x, quello che è successo, diciamo, negli esempi che abbiamo visto. Non me lo fate riscrivere, ma come vedete deve essere così per tutte quante le x. Per le y, l'equazione è ancora più semplice, perché non c'è neanche l'operazione derivata, è algebrica, è la sommatoria dello stato e dell'ingresso, una somma pesata di stato e ingresso. Va bene? Questa è l'unica famiglia di funzioni che soddisfa la linearità. Però scritta così non mi piace proprio, è poco pratica. Cosa faccio? La scrivo in forma matriciale. Guardate, scrivo in forma matriciale, in questo momento ci serve solo per riscriverla in maniera più compatta. In realtà poi dopo ci aprirà la porta all'utilizzo dell'algebra lineare, che ci consentirà di capire molte cose che succedono all'interno dei sistemi dinamici. Quindi adesso la scrivo in forma compatta. In realtà questa cosa apparentemente banale, dite vabbè, ma invece di avere tutto questo notazione qua, me la riscrivo così e mi occupa meno spazio sul foglio, in realtà questo, diciamo, ha delle implicazioni matematiche che sono più evidenti, che sono più forti. Ok, quindi x punto uguale a x più b. Però guardate un attimo che io qua sto mantenendo la t anche nelle matrici,
non l'ho messa nei coefficienti perché sennò usciva fuori, la mantengo anche nelle matrici. Devo dire qualcosina, ora ci arriveremo dopo con la proprietà di stazionarietà. Ok, per adesso registriamo che lì c'è una T. A, B, C e D hanno una T, che è un po' strano. Come cambia lo schema blocchi? Facciamolo un attimo. Solito parto da qua, poi qui ho una C, questo è semplicemente un blocco che implementa un guadagno, è un prodotto, matrice, perfetto, bene? Poi x punto uguale a x più b, quindi io qua ho un nodo sommatore. Dovrebbe essere questo. No, mi sono perso la prima. L'ho messa da tutto lì, va bene, uguale. Allora. Bene, i nodi sono tutti quanti col più, quindi non lo devo precisare, e questo è lo schema blocco. Anche questo è uno pseudocodice, metacodice. Se avete il Simulink mettete due blocchetti e questo nel giro di 30 secondi lo simulate, va bene? Ora, questa immagine è semplicemente un appiglio mnemonico per le dimensioni delle matrici, va bene? È chiaro che voi le dimensioni delle matrici le dovete capire subito appena vedete queste due equazioni, perché qualsiasi altra dimensione, diciamo, sarebbe inconsistente dal punto di vista dell'operazione matrice-vettore. Allora, la matrice dinamica, il numero di righe è uguale a x punto, il numero di colonne a x, altrimenti non posso fare questa eguaglianza. Per cui è n per n. Bene, la derivata di un vettore è semplicemente il vettore in cui gli elementi sono derivati. L'avrei dovuto dire ieri, ma diamolo per scontato. B ha le righe di n e le colonne di u. Quindi B non è una matrice quadrata, solo A è sempre quadrata nei sistemi dinamici in spazio di stato e si chiama matrice dinamica. B, matrice degli ingressi, non è quadrata. Spesso noi studieremo sistemi con un solo ingresso, in quel caso B ha una colonna e saremmo tentati di chiamarlo vettore. È sempre una matrice con una colonna, va bene? Così evitiamo di fare confusione. B è una matrice di una colonna e basta, per cui deve essere là. C ha il numero di righe pari alla dimensione dell'uscita, quindi M. Poiché moltiplica X, le colonne sono pari alle dimensioni di X, quindi N. E D, non vi annoio a ripetere un'altra volta la stessa cosa. Quindi se io metto vicine A, B, C e D devono darmi questo rettangolo. È un rettangolo, non è un quadrato. Va bene? È giusto una questione puramente mnemonica.
Ok. Tempo di scritto, fatemelo fra virgolette saltare, perché non cambia assolutamente nulla. Solamente al primo membro io qui ho l'operatore di anticipo unitario invece di avere l'operatore di derivata, per cui ho che lo stato in K più 1 a chi è uguale? È uguale a una somma pesata tramite coefficienti reali e costanti dello stato e dell'ingresso. Analogamente A, B, C e D qui hanno la dipendenza da K che mi suona strana e ora la vediamo, il discorso sarà lo stesso del tempo ultimo. Lo schema blocchi non lo ripetiamo perché è identico al caso tempo continuo, l'unica differenza è che al posto dell'integrale ho il blocco che implementa il ritardo unitario. Ok? Ok, adesso parliamo della stazionarietà. Spesso si sentono cose strane agli esami di primo livello sulla stazionarietà, ma è un concetto molto semplice, ragazzi. Un sistema è stazionario o tempo invariante, vediamo prima qualitativamente, se il suo comportamento non dipende dal valore assoluto del tempo. Cosa significa? Che il rapporto causa-effetto dipende solamente da tempo trascorso fra causa e effetto, sempre non dal valore assoluto della causa. Se io faccio cadere un grave in questo istante, la sua dinamica, cioè le equazioni che rappresentano la caduta, non cambia se adesso sono le 11:30 o se è mezzogiorno e un quarto. Va bene? Questa è la stazionarietà. Non significa che è fermo. Se lo faccio cadere, sicuramente non rimane fermo. Però è stazionario. Va bene? È una proprietà legata alla dipendenza o meno dei parametri dinamici dal tempo, cioè proprio dalle matrici A, B, C e D. Le variabili, certo che dipendono dal tempo, ingresso, stato e uscita, sono funzioni del tempo. Se io voglio studiare il comportamento della mia automobile su quel circuito, l'ingresso è il pedale sull'acceleratore e mica è costante, e anche il volante, mica è costante. Cambia, è funzione del tempo? Certo, decido io, giro e cambio. Sarà magari anche funzione della retroazione, ma un'altra questione. Ok? Lo stato cambia, certo, posizione e accelerazione cambiano, l'uscita qual è? Quella che mi pare, per esempio, è la posizione, è stazionario? Sì, è stazionario. Va bene? Allora, quando è che è non stazionario un sistema dinamico? Allora, beh, vediamo un attimo. Se io faccio riferimento, ad esempio, a un sistema dinamico in cui ci sta uno dei parametri che cambia molto lentamente, per esempio, ci sta un parametro che è legato a delle condizioni stagionali o alla condizione, diciamo, giorno-notte, e la dinamica è molto più veloce, la dinamica del sistema, adesso parliamo di costanti tempo che non abbiamo viste, le rivedremo, ma ce l'avete come concetto, quindi immaginate che un sistema dinamico ha costanti tempo del secondo, ma in cui c'è un parametro che cambia se è giorno e notte. È stazionario? No. Però se io lo voglio studiare, lo prendo comunque costante, sapendo che devo sapere se è giorno e notte. E se faccio girare questo sistema dal giorno alla notte, poi ci penso, non lo studiamo, perché vuol dire che ci sono due dinamiche molto diverse che stanno interagendo. Lo studio o di giorno o di notte. Va bene? Noi lavoriamo solamente con sistemi stazionari. Non ci complichiamo troppo la vita. Ok? Quindi per noi A, B, C e D sono costanti. Se scrivo le equazioni differenziali, i coefficienti sono costanti. Se il sistema è non lineare,
tutti i coefficienti che compaiono sono costanti. C'è un logaritmo, c'è un quadrato, c'è una radice quadrata, c'è la divisione tra due stati, qualsiasi operatore non lineare, non mi interessa, l'importante è che tutti i parametri, tutti i numeretti per me sono costanti. Va bene, questa è l'ipotesi che facciamo, diciamo, da adesso fino alla fine del corso, tranne in un caso vi faccio vedere una piccola applicazione in cui posso considerare qualche parametro che cambia. Quanto è ragionevole questa ipotesi? Non c'è male, ma molte cose sono diciamo funzione di parametri strani. Cioè, immaginate un sistema meccanico in cui ci sono delle superfici che sono in contatto fra di loro, quindi c'è un attrito, e l'attrito è un fenomeno dinamico abbastanza complesso da modellare, per esempio in funzione della temperatura. Quindi se io ho appena acceso il macchinario, quell'oggetto avrà un attrito diverso da quando è a regime dopo 2-3 ore di funzionamento. Se è un oggetto che è all'esterno, magari dipende dalle condizioni climatiche, sempre l'attrito, okay? Se piove, se non piove, per cui bisogna fare un po' attenzione. Semplifichiamoci la vita, per noi i sistemi dinamici sono stazionari. Gradino al mio sistema dinamico, facciamo finta un ingresso e un'uscita. Qual è la mia uscita? La mia uscita è questa. Se il sistema è stazionario, io posso dire: perché ti sei complicato la vita a studiarlo per t uguale 3,4 secondi? Se è stazionario, è invariante alla traslazione temporale, per cui se è stazionario tu me lo studi che parte da zero. Va bene? Per questo motivo, tranne pochissime equazioni, e ci sarà un motivo, tutte le equazioni che noi studieremo avranno come istante iniziale t uguale a zero oppure k uguale a zero. Perché se facciamo l'ipotesi di stazionarietà, è inutile complicarci la vita e studiare qualcosa che parte da un tempo arbitrario diverso da zero. Se ci sono dei motivi siamo costretti a farlo, va bene. Infatti qualche equazione vedremo che partiamo da un T0 generico, da un K0 generico. Però se non ci sono dei motivi partiamo da zero. Abbiamo fatto l'ipotesi di stazionarietà, usiamo questa ipotesi. Un'altra classificazione riguarda i cosiddetti sistemi propri o impropri. Allora, un sistema dinamico si dice proprio se la trasformazione dell'uscita non dipende dal valore dell'ingresso, altrimenti si dice improprio. Ora, l'unico caso in cui, degli esempietti che abbiamo visto, in cui c'era una dipendenza dell'uscita e dell'ingresso, era il PIL. Okay? In cui la spesa pubblica entra direttamente nel PIL dell'anno in cui viene utilizzata. E vi ho detto che è un po' strano, a me suona un po' strano, perché diciamo, un sistema dinamico proprio, la parola proprio e improprio, no? Fa capire che c'è anche un aggettivo sotto che sta anche a indicare qualcosa, naturalmente ha un ingresso che, se facciamo riferimento al sistema meccanico, per esempio una forza, e un'uscita che tipicamente è la posizione della velocità. È chiaro che se voi dite vabbè, ma io posso studiare l'accelerazione come uscita, certo, allora in quel caso forza uguale massa per accelerazione, ve lo trovate che l'ingresso agisce direttamente sull'uscita, sicuramente. Però diciamo, se voi agite come forza, è un caso un po' diciamo particolare, aggettivo improprio, sta a dire che c'è qualcosina così. Ovviamente qui, queste equazioni qui fanno riferimento al caso generico, per cui qui c'è la dipendenza dal tempo, perché potrebbe anche essere, diciamo, tempo variante, cioè non stazionario.
un sistema è algebrico se non dipende dallo stato. Qual è un sistema algebrico? Questo è un amplificatore. Si dice algebrico o istantaneo. Il legame ingresso-uscita, non c'è nessuna integrazione qua. È un amplificatore perfetto. E noi lo chiamiamo algebrico perché c'è solamente la moltiplicazione per una matrice costante. Se fosse un ingresso-uscita, questo sarebbe uno scalare, va bene? Magari con una certa unità di misura. Per esempio, questo è una tensione ingresso in zona uscita dell'amplificatore di un audio, per esempio, ok? Non ci divertiamo molto a studiare questo, ci divertiamo più quando ci sono gli integratori in mezzo. Facciamo, allora, come ho detto, adotto il sistema della pausa, quindi facciamo 10 minuti di pausa, va bene?